Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di AIRC, io sono Riccardo Dideo. E prima di iniziare con il contenuto del webinar, io voglio subito fare un invito ai ragazzi che ci stanno seguendo perché questo sarà un webinar un po' particolare. Cercheremo di fare dei quiz, dei giochi interattivi e per farlo utilizzeremo sia dei sondaggi, poi vi spiego come si fa a rispondere alle domande, ma anche la sezione domande, nella quale chiaramente potete fare le domande, ma fin da adesso vi chiedo di eh, magari raccontarmi, eh, scrivermi semplicemente che classe fate, come vi chiamate, eh, così vediamo subito se funziona funziona. Faccio un passaggio con gli insegnanti che stanno all'ascolto, magari al primo webinar di AIRC che seguono, faccio una presentazione generale, ma prima vi ricordo che se avete eh, delle domande da fare potete eh, scriverle a questo indirizzo mail info-chiocciolascuola.arc.it oppure andare a visitare il sito scuola.arc.it perché ci saranno un sacco di informazioni che potete trovare. E... Tra le tante informazioni che potete trovare sulle nostre proposte per le scuole, vi invitiamo, per non perdere gli aggiornamenti, a iscrivervi alla newsletter se non lo avete ancora fatto, a eh, scaricare eh, i contenuti che mettiamo a disposizione grat gratuitamente sul, um, sui kit didattici multimediali, che tra l'altro ve ne presento subito uno, che è questo eh, libricino che è possibile scaricare in formato digitale dal, appunto, dal sito di AIRC Scuola. E eh, sarà l'argomento di oggi, quindi tutti i contenuti che racconterò saranno contenuti in questo eh, libricino che potete scaricare. Allora, io direi che possiamo partire. Il webinar di oggi si chiama Mangioco, la sana alimentazione in gioco, quindi giocheremo, ci divertiremo, vediamo se sono già arrivate qualche eh, risposta da parte dei eh, ragazzi. Eh, Matteo, dalla quarta C di Arquata, ci salutiamo. Matteo, quindi bravissima, avete capito come, eh, rispo come scrivere le domande e rispondere alle richieste che vi farò. Quindi io direi che possiamo partire con il nostro webinar. Allora, iniziamo subito con un quiz. Quindi quando vedrete questa immagine, sapete che vi dovete mettere in gioco, che è il vostro momento. Allora, il quiz è molto semplice: partirà un sondaggio. Ma prima vi presento io la domanda e le possibilità di risposta al sondaggio. Si parla di alimentazione. L'alimentazione può essere studiata dal punto di vista scientifico e quindi è importantissimo che ci sia ricerca su questo, su questo ambito. E io vi chiedo semplicemente chi è stato, secondo voi, il primo personaggio che si è occupato di studiare nella storia della scienza il rapporto fra alimentazione e salute. Allora ve ne presento quattro di personaggi. Abbiamo qui la dottoressa Zucchinetti e il dottor De Broccolis. Abbiamo il caro Homer Simpson, che immagino conoscerete tutti o molti di voi, abbiamo qua un altro personaggio che si chiama Ansel Keys e poi abbiamo Albert Einstein, che immagino anche questo conoscete. Allora, può partire il sondaggio, pochi secondi per rispondere, datemi la vostra risposta e poi vediamo un pochino quello che è saltato fuori e vi darò io la risposta alla domanda che eh, vi ho fatto. Allora, eh, ecco qua, iniziano ad arrivare le risposte, vedo. Eh, già vi dico che eh, poi vi presenterò un pochino questi, questi personaggi, magari alcuni già li conoscete, alcuni meno. Ehm, allora, vediamo, si sì, stanno arrivando le risposte, benissimo. Uh, vedo già che è interessante quello che state eh, raccontando. E qualcosa su Homer Simpson, Homer Simpson chiaramente non ha bisogno di presentazioni perché è un, un personaggio naturalmente inventato eh, che però è molto goloso di certi alimenti, magari avete già capito di quali sto parlando e chissà che non sia lui che ha ispirato un pochino la scienza dell'alimentazione. Abbiamo Albert Einstein, un fisico importantissimo che ci ha dato... Uh, Diciamo eh, delle informazioni su, sull'ambito scientifico non indifferenti, tra cui un'equazione molto famosa. Abbiamo la dottoressa Zucchinetti e il dottor De Broccolis, che sono eh, due eh, individui che ci seguiranno per tutto il, il webinar. E abbiamo Ansel Kiss, questo personaggio che magari molti di voi non conoscono. Ok, possiamo vedere i risultati? Adesso dovrebbero apparire in, in, in tutti gli schermi. Vediamo un po'. Si arrivano un attimo di pazienza. Allora, non vedo che vengono condivisi, credo che non li vedete nemmeno voi, ma ve li dico io. Il 35% di voi hanno dato come risposta dottoressa zucchinetti e dottor De Broccoli. Il solo il 6% di voi ha dato come risposta Homer Simpson, e già vi confesso che non era lui il primo che si è occupato di scienza dell'alimentazione. Il 41% di voi, quindi la maggioranza di voi, ha dato come risposta Ansel Keys e il 18% pensava che fosse Albert Einstein il primo a occuparsi di scienza dell'alimentazione. Ok, possiamo vedere la risposta e la risposta corretta, quindi bravissimi, la maggior parte di voi hanno dato la risposta corretta, è proprio Ansel Keys. E siccome immagino che molti di voi l'hanno data un po' per esclusione, vi racconto chi è questo personaggio chiave nella storia della scienza dell'alimentazione. Ansel Kiss è un medico americano, un medico nato nel 1904 e morto nel 2004, quindi ha vissuto esattamente 100 anni. Quindi parlava di scienza, parlava di alimentazione, questo è un primo dato interessante, è morto a 100 anni. Non che un solo individuo eh, dia un po' l'informazione scientifica generale, però... È curioso vedere questa informazione. Che cosa faceva? Lui in America si occupava soprattutto durante la seconda guerra mondiale di rifornire i soldati americani in guerra in tutto il mondo, eh, dove andavano in guerra, di, un, di una valigetta, una valigetta particolare che prese il nome proprio dal suo cognome come Razione K e all'interno di questa valigetta... Metteva del, degli alimenti, degli alimenti che chiaramente dovevano essere densi di energia, perché i soldati hanno bisogno di molta energia per andare in guerra, e che siano chiaramente alimenti non deperibili. Quindi significa che non vanno a male se, se non stanno fuori dal frigo o comunque una condizione di conservazione migliore, no? E dentro c'erano tutti questi alimenti allora quindi lui studiava un pochino l'alimentazione proprio in questo contesto qua ha avuto l'occasione di venire in italia diverse volte la prima proprio quando era a supporto delle truppe americane in, in italia quindi a fine della seconda guerra mondiale 1945 lui da medico oltre che fare queste attività per, per, la, per i soldati Guardava chiaramente come morivano la popolazione dove abitava, quindi l'America, e notò che in America c'erano un sacco di numero di morti per malattie cardiovascolari. Cosa significa questa parola così strana cardiovascolari? Riguardano le malattie del sistema circolatorio, quindi del sangue, o del cuore. E quindi per farvi capire tipo l'infarto, magari l'avrete sentito, l'ictus, no? Queste sono determinate malattie che colpivano molto la popolazione americana. Che succede? Che quando viene in Italia e ritorna in Italia per diverse volte, lui si accorge che la popolazione italiana invece moriva molto meno di queste malattie e allora inizia a formulare un'ipotesi che è il primo passo che eh, si fa quando si vuole mettere in campo un approccio scientifico, no? Hai un'idea, però quest'idea in un metodo scientifico... Eh, Diciamo adottato chiaramente da, da tutti gli scienziati, deve essere dimostrata e quindi mette in campo un esperimento, un esperimento epocale importantissimo che coinvolse addirittura sette paesi del mondo. Questo esperimento viene fatto, questo studio viene fatto a partire dal 1958, la fine degli anni 50, diciamo del, del secolo scorso, e coinvolge appunto diversi paesi, una popolazione enorme, tipo 13.000 persone, 13.000 uomini e donne. Quali sono questi paesi? Sono gli Stati Uniti, la Finlandia, l'Olanda, l'Italia, la Croazia, la Grecia e il Giappone. Che cosa ha? fa? Ha un'idea. Sostiene che secondo lui l'alimentazione di queste popolazioni era diversa e questa era la causa delle morti diverse nei vari, nei vari paesi. No? E ehm, Scusate se c'è qualche problema, ok? Eh, credo che si veda tutto. Eh. Ok, perfetto. Eh, che cosa fece appunto? Eh, in questi sette paesi iniziò ad analizzare le, le alimentazioni di queste, per, di queste popolazioni e vide, ad esempio, vi immaginate l'alimentazione di, di un americano medio, no? Eh, ve le immaginate come un po' quella di Homer Simpson, quindi ricca di zuccheri, ricca di carne, ricca di hamburger, eccetera, eccetera. Mentre invece, come potrete immaginare un'alimentazione dell'Italia? dopo la fine della guerra, quindi un contesto molto povero, beh, era un'alimentazione che privilegiava alimenti diversi da quelli americani. Erano alimenti eh, come, eh, diciamo, vegetali, quindi la frutta, la verdura, i legumi, eh, poca carne, l'olio extravergine di oliva come condimento principale. Allora cosa fece? Analizzò le alimentazioni simili di questi paesi e vide che l'Italia aveva un'alimentazione simile alla Croazia, alla Grecia e addirittura al Giappone. Quindi Mise questo gruppo da una parte e dall'altra parte eh, l'alimentazione simile era quella degli Stati Uniti, della Finlandia e dell'Olanda, quindi due gruppi distinti. Li segue per tantissimi anni, analizza la loro alimentazione per tanti anni e analizza anche come muoiono queste popolazioni. E il risultato finale di questo studio, qual è? Che chi aveva un'alimentazione simile a quella dell'Italia, che passò alla storia come dieta mediterranea, che avrete sicuramente sentito aveva un rischio di ammalarsi molto meno. Questo fu il primo dato che ci disse a livello scientifico dimostrato che forse l'alimentazione ha un impatto sulla salute e non a caso parliamo di dieta mediterranea perché Ansel Keys fu quello che coniò questo termine, la grandissima dieta che adesso eh, sappiamo grazie agli studi essere protettiva per la nostra salute. Quindi questa è un po' la storia della dieta mediterranea e di Ansel Keys. Però come dicevo, noi abbiamo i nostri protagonisti veri della storia nel nostro webinar, che sono ehm, il dott la dottoressa Zucchinetti e il dottor De Broccolis. E con loro faremo un viaggio, un viaggio alla scoperta, alla ricerca, come se fossimo veramente degli scienziati, alla ricerca... Eh... Ok? Mi dicono che non vedono lo schermo. Vediamo se adesso lo vedete. Ok, perfetto, ci siamo, abbiamo ripreso tutto, credo. Confermatevi dalla regia che adesso vedete tutto lo schermo. Vediamo un po'. Eccoci qua, scusate il, il disguido tecnico, correggiamo subito, vediamo. Ok, ci siamo. È ripreso tutto, perdonatemi questo. Comunque, la storia di Ansel Kiss l'avete sentita. Dicevamo, ritorniamo ai nostri eh, ricercatori. Sono la dottoressa Zucchinetti e il dottor De Broccoli, eccoli qua, e con loro faremo un viaggio alla scoperta del perfettone. Che cos'è questo perfettone? Il perfettone ha questa forma qua e rappresenta un po' quello che è la sana alimentazione. Quindi cercheremo di capire se riguarda un alimento, se riguarda un insieme di alimenti, se riguarda una dieta nel complesso. Cioè, Cercheremo di scoprire chi è questo perfettone. E allora qualche indizio, chi ce lo dice? Ce lo dicono sempre loro, alcuni indizi per capire e iniziare a scoprire chi è questo perfettone. Il perfettone ci dicono che è composto da eh, nutrienti e vedremo che cosa sono questi nutrienti, cercheremo di capirlo e di scoprirlo. È un Qualcosa piuttosto misurato, quindi la misura sarà importante nella nostra scoperta del perfettone e poi non ama la monotonia. E questo è un altro indizio molto importante. Nel frattempo, vedo che arrivano ehm, delle eh, domande. È vero che volutamente non scelse la Francia per via del, eh, dell'uso del burro, e è probabile, nel senso che eh, diciamo che prese dei paesi più che altro. Eh, questa è la domanda che riguarda Ansel KIS scelse i paesi sulla base di tutti i contatti che aveva con i medici negli altri paesi, quindi diciamo che era importante avere dei contatti eh, come medici negli altri paesi, ma era anche importante che l'alimentazione fosse simile fra quei gruppi di paesi che vi ho detto eh, distinti, quindi chiaramente eh, da una parte il nord Europa e l'America e dall'altra parte eh, l'area del Mediterraneo e il Giappone. E poi sulla Francia, qui ci sono domande interessanti sulla Francia, ci chiedono se avevano un basso eh, tasso di malattie, forse quello che, a, che vi state riferendo è al, Cristina ce lo chiede è al paradosso francese nel quale si dice che bevono diverse quantità di vino ma che nonostante questo non hanno, eh, non hanno malattie. Anche questo è un dato eh, che è stato un pochino confutato e sfatato perché in realtà eh, l'approccio di studio che veniva messo in campo era un pochino viziato nei, nei, nelle conclusioni e abbiamo capito che in realtà il vino eh, in, nelle quantità eccessive nonostante il consumo di, di frutta e verdura non, era, eh, non è così protettivo come si pensava. quindi anche qua messaggio che mandiamo: limitare il consumo di alcolici. Ok, torniamo a noi, abbiamo il nostro perfettone. Eh, spero di aver risposto a Cristina alle domande che ci ha fatto. Vi invito a continuare a fare le domande. Parlavamo di nutrienti, quindi è composto da nutrienti. Scopriamo che cosa sono questi nutrienti qua. Allora, ce lo dice il nostro dottore. Che stiamo iniziando a conoscere, e ci dice che i nutrienti sono delle sostanze, quindi idealmente delle sostanze chimiche, delle molecole, che sono fondamentali per l'organismo, quindi per il nostro corpo, per fare cosa? Per crescere e per funzionare, quindi per fare tutte quelle azioni che ci servono per vivere, no? E quali sono questi nutrienti? Ne esistono di due tipi. I macronutrienti, macro magari sapete, avete sentito, che significa grande, no? E infatti sono presenti in quantità elevate nella nostra dieta e vedremo di scoprire quali sono. Sono tre. E proprio il gioco sarà proprio scoprire quali sono questi macronutrienti. E la stessa cosa vale per i micronutrienti, che a differenza dei macronutrienti non forniscono energia, quindi i macronutrienti forniscono energia e i micronutrienti no, ma anche i micronutrienti sono fondamentali per il funzionamento del nostro organismo. E sono due, e li scopriremo insieme. Infatti, per scoprirli vi do uno strumento. Uno strumento fondamentale è l'etichetta alimentare. L'etichetta alimentare, non so se ci avete fatto mai caso, ma riporta un sacco di informazioni. Le più importanti, quelle che ci interessano di più, sono due, e sono la lista degli ingredienti, cioè tutto quello che compone eh, il prodotto che stiamo mangiando o bevendo. Quindi devono essere riportati tutti gli ingredienti che sono presenti su quell'alimento. E poi, ah, aspettate un attimo, che esce fuori il nostro amico, forse vuole raccontarci qualcosa, ci dice un segreto gli ingredienti questo è interessantissimo gli ingredienti sono elencati in ordine di quantità che significa significa che il primo ingrediente che voi vedete scritto in etichetta sicuramente è quello contenuto per la maggior parte e questo è già un dato interessante perché pensate ad esempio a dei biscotti no il primo ingrediente dei biscotti dovrebbe essere la farina se però in realtà è lo zucchero allora significa che forse quei biscotti contengono un pochino troppo zucchero e vedremo che a quel punto ehm, eh, magari è un alimento che non dobbiamo consumare così tanto frequentemente e lo vedremo proprio con un'attività. Io vedo che Riccardo già ci racconta quali sono secondo lui i macronutrienti, ma non leggo quello che c'è scritto perché eh, non voglio svelarvi nulla, però dico a Riccardo che è corretta la sua risposta. Bene Riccardo, quindi vi vedo belli reattivi anche sulla sezione domande e vi eh, ringrazio per questo. L'altro aspetto importante, oltre alla lista degli ingredienti, è la tabella nutrizionale. Che cosa contiene la tabella nutrizionale? Contiene proprio tutti quei nutrienti di cui stiamo parlando che presto scopriremo nelle varie quantità. Quindi praticamente la carta d'identità dell'alimento ci dice tutte le informazioni dell'alimento. E allora via con la scoperta dei nutrienti. Partiamo dal primo. Il primo ve lo suggerisco io e anche Riccardo ce l'aveva detto, sono i carboidrati. Carboidrati, allora... Guardiamo gli alimenti che sono raffigurati. Abbiamo del pane, della pasta, eh, delle spighe particolari che conterranno dei eh, semini di cui parleremo fra poco e poi abbiamo delle bevande zuccherate, dei dolci e la frutta. Facciamo una categoria, cerchiamo di dare un po' di ordine a questo insieme di alimenti. Mettiamo da una parte la pasta e il pane e dall'altra tutto il resto, quindi eh, zuccheri, dolci, bevande, frutta, eh, eccetera. Cerchiamo di dargli delle caratteristiche. Allora, gli scienziati chiamano questo primo gruppo carboidrati complessi. Carboidrati, l'abbiamo detto, è il nutriente. Perché complessi? Perché sono delle molecole molto grandi. Complesse non significa difficile, significa che sono eh, delle molecole non semplici, ma sono formate da più, da più molecole, appunto, no? quindi sono di grande dimensione. No? E in tutti questi carboidrati complessi, quindi nel pane, nella pasta il carboidrato complesso si chiama amido. Magari l'avrete sentito anche nominare, è famoso l'amido delle patate, no? E infatti quali sono gli alimenti che apportano carboidrati complessi? Cereali, pasta, pane, patate e un pochino anche legumi. Mentre invece se questi sono complessi, in tutti questi altri saranno carboidrati semplici. Perché? Perché se da una parte l'amido era il carboidrato di grandi dimensioni, queste sono delle molecole piccolissime. Molto semplici e noi li possiamo chiamare con un termine molto più semplice se prima parlavamo di amido, qua parliamo di zuccheri, quindi a partire dal classico zucchero da cucina che tra l'altro ho qua e ci servirà per il prossimo esperimento e poi abbiamo lo zucchero nelle bevande gassate, nei dolci ma anche nella frutta e quindi insomma vedremo un pochino come comportarci riguardo a questi uh, argomenti e torna il nostro quiz. Siete pronti? Adesso è il vostro momento, è il vostro momento di rispondere a un altro sondaggio. Parliamo di zuccheri. Secondo voi, una lattina di cola quanti cucchiaini di zucchero contiene? Allora, innanzitutto, un cucchiaino di zucchero. Quanto zucchero contiene? Ci possiamo mettere dentro in media 5 grammi di zucchero. Quindi, se prendiamo una cucchiaiata di zucchero, più o meno con un cucchiaino di caffè, abbiamo, eh, abbiamo 5 grammi. Quindi, pensando a un cucchiaino, quanti cucchiaini ci saranno dentro una cola? 2, 5, 7 o 10? E andate con il sondaggio. Può partire il sondaggio, date la vostra risposta, io intanto vedo, ecco che è stato aperto il sondaggio. Vedo un po' quello che mi farete sapere. Allora, nel frattempo vedo che Margherita ci dice un altro nutriente. Bravissima Margherita, hai scoperto un altro nutriente che però non vi anticipo ancora, per adesso abbiamo parlato solo di carboidrati. Vedo che stanno arrivando delle risposte. Ottimo, bravi, bravissimi. Uh, perfetto, andiamo avanti. Quindi abbiamo due cucchiaini, quindi 10 grammi di zucchero, 5 cucchiaini, quindi 25 grammi di zucchero, 7 cucchiaini sarebbero 35 grammi di zucchero, 10 cucchiaini ben 50 grammi di zucchero. Ok, perfetto, hanno votato. Uh, vediamo un po'. Vi dico i risultati. Abbiamo soltanto il 5% di voi. Ha votato due quindi pochissime hanno votato due cucchiaini il 14 per cento di voi ha votato 5 cucchiaini di zucchero il 33 per cento 7 cucchiaini di zucchero ma la maggior parte la metà di voi ha detto 10 cucchiaini di zucchero quindi secondo voi la cola ha un quantitativo altissimo di eh, di zuccheri 10 cucchiaini addirittura allora come dicevo per avere la risposta a questa domanda è semplicissimo, basta guardare l'etichetta di, uh, di questi alimenti. E sull'etichetta, come vi ricordate, abbiamo una parte in cui ci dice l'elenco degli ingredienti, questa è una dimostrazione di quello che vi ho raccontato prima. Ci dice come si chiama questa bevanda, è una bevanda analcolica e gli ingredienti sono acqua, quindi il primo ingrediente maggiore che c'è nella cola è l'acqua e poi c'è subito lo zucchero. Quindi comunque ne contiene una buona quantità. Poi ce ne sono tutta un'altra serie. Se noi vogliamo vedere quanto zucchero contiene, c'è proprio scritto, guardate in etichetta, io questi li ho cancellati perché eh, li scopriremo dopo, sono proprio gli altri nutrienti che sono riportati tutti in etichetta. Per adesso ci interessa vedere i carboidrati di cui zuccheri. E qua ci danno le quantità. Qui ce le dà per 100 ml, quindi una porzione standard, diciamo, su tutti gli alimenti su 100 ml o 100 grammi ci danno quanto è la quantità dei nutrienti, ma accanto di solito ci danno anche la quantità per porzione e in quel caso una lattina è proprio 330 ml. Quindi qua ci sarà il dato di quanto è la risposta effettivamente. Allora, facciamo l'esperimento. Questo lo potete fare anche a casa. Io prendo dello zucchero. E una tazzina eh, trasparente così vedete quanto zucchero c'è dentro. Allora voi potete semplicemente, visto che sapete che un cucchiaino è 5, andare a vedere in etichetta quanti sono, però un conto è il numero che vedete, un conto è vedere veramente quanto riuscite a riempire di zucchero il, il bicchiere, così sapete effettivamente quanto zucchero state consumando. No? E allora vediamo, abbiamo detto 2, 1, spero che lo vedete, 2, eccoli qua, 2. No, di più, non era 2 la risposta, quindi andiamo a mettere 3, vediamo se era 5, 4, intanto guardate quanti sono 5 cucchiaini, 5, quasi una mezza tazzina, era 5 la risposta corretta, mi fermo? No, sono più di 5 in una lattina, andiamo con 6, la terza opzione era 7, l'avevano detto circa il 30% di voi, ecco qua, e 7. Era proprio la risposta esatta. Significa che in una lattina di cola, guardate quanto zucchero c'è. Beh, non è poco se pensate alle, a quanto zucchero mettete magari nel latte la mattina, non credo che ci mettete sette cucchiaini, no? E invece riuscite a berli tranquillamente con una bevanda zuccherata. Quindi. Perché stiamo parlando di zuccheri e stiamo facendo questo esperimento che potete ripetere tranquillamente a casa? Anzi, ditemi se vi è piaciuto magari nelle domande e se, se lo volete ripetere insomma, per altri alimenti per scoprire quanti zuccheri. Perché in realtà se consumiamo troppo zucchero qualche problema può capitare. Quando di solito faccio doma questa domanda ai ragazzi come voi eh, delle scuole primarie insomma mi dicono sempre eh, le carie, le carie è il primo problema, in effetti troppi zuccheri possono causare quel problema là, però se noi vediamo a livello generale di tutto l'organismo un eccesso di zuccheri potrebbe far sì che aumenti un pochino di peso, cioè che mangio troppe calorie e nemmeno me ne accorgo, perché pensate quando bevete una cola, non è che vi accorgete che siete sazi con una cola o con un, un alimento di altro genere ricco di zuccheri e quindi potrei aumentare di peso. Ma niente paura, perché? Perché l'importante non è eliminare completamente questi alimenti, ma non è cedere e soprattutto... Il modo per non aumentare troppo di peso è sicuramente seguire un'alimentazione sana e ce lo dirà il nostro perfettone qual è questa alimentazione sana che dovremo scoprire. Ma accanto a questo, un altro aspetto che magari già avete in mente per eh, mantenersi in salute è importantissimo anche fare del movimento. E questo vi permetterà, insomma, di mantenere un peso nella norma. E se anche si eh, insomma, mangerà eh, un pochino di zucchero, non succede se, se, assolutamente niente. Niente, intanto arrivano, arrivano dei commenti, ad esempio, da Greta, Riccardo, Silvia che ci dicono bellissimo. Quindi sono felicissimo che vi è piaciuto. Ne faremo altri di esperimenti, quindi spero vi piaceranno anche i, anche i prossimi. E andiamo avanti. Abbiamo parlato di zuccheri, vi ricordate che poi dovevamo parlare degli altri carboidrati, quelli complessi. E uno dei modi per scoprirlo è come si fa appunto il pane e la pasta. Il pane e la pasta si fanno partendo da un cereale. È appunto il frumento, il frumento o grano, ma è lo stesso, lo stesso significato. Vedete, nei campi ha questa spiga qua che si raccoglie e poi da questo si estraggono i semi. I semi sono proprio cereali di, di frumento o di grano. Che cosa si fa poi per fare il pane e la pasta? Questi semini semplicemente si devono macinare. Quindi verranno macinati e che cosa si ottiene? La farina, quindi la farina deriva da questi semi macinati. E una volta ottenuta la farina, che cosa si fa? Si aggiunge l'acqua e si fa la pasta, si aggiunge anche il lievito e si fa il pane e quindi mescolando, impastando e poi dandogli una forma eh, particolare si può fare il pane, la pasta, ma anche tutti i prodotti da forno. No? Pensate alla pizza, pensate ai biscotti, pensate ai crackers, tutto questo si fa così. Da che cosa siamo partiti? Dai cereali. E noi possiamo mangiare come carboidrato complesso sia i prodotti trasformati, e quindi questi che vedete qua, ma noi possiamo mangiare tranquillamente anche i cereali di partenza. E lo facciamo, lo possiamo fare. E vi lancio un secondo quiz. Eccolo qua arriva subito. Il secondo quiz vi mette un pochino alla prova se siete in grado di distinguere un cereale da un legume, perché hanno delle caratteristiche nutrizionali differenti, non sono la stessa cosa. Il primo è facile, eh? il primo voglio delle risposte corrette. Il riso, sì, eh, il riso è un cereale o un legume? Può partire il sondaggio, datemi la vostra risposta. Questi li facciamo proprio velocissimi, uno dietro l'altro. Questo è facile, non lo sbagliate, eh? Vedo che eh, arrivano... Eh, eccoli qua, sono già arrivati. È stato velocissimo questa risposta. Un 100%, bravissimi. Qui non avevo dubbi. Eh, state vedendo eh, i risultati. Eccolo qua, è tornata la mia presentazione. È un cereale, bravissimi. Il 100% di voi ha risposto correttamente. Adesso aumentiamo un pochino la difficoltà. Passiamo al secondo, sempre stessa cosa. Vi faccio vedere di che si tratta. Ceci. Cereale o legume? Può partire il sondaggio? Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Stanno rispondendo quasi tutti. Oh, vedo una bella percentuale di risposta. Ci avete preso gusto, ottimo. Bravi, bravi. Eh, ceci, abbiamo visto il riso. Ok, sondaggio chiuso, condivisione delle risposte, eccole qua, 96% legume, 4% cereali. Qui vi ho messo un pochino in difficoltà, poco poco però, siete stati bravissimi. Allora, il ce, i ceci sono un legume e vedremo che anche i legumi, a dire la verità, contengono carboidrati complessi, ma rispetto ai cereali sono formati un pochino meno da carboidrati complessi e contengono anche un altro nutriente importantissimo che vedremo alla fine sarà il terzo nutriente che scopriremo quindi 96% su questo siete forti non vi ho voluto mettere troppo in difficoltà perché adesso aumentiamo un pochino la difficoltà vediamo un po il farro spero che lo conosciate è un cereale o un legume Può partire il sondaggio? Vediamo un po'. Anche qua, risposte: eccolo qua, partito. Ok, state rispondendo. Perfetto. Vedo una bella percentuale di risposte e vedo che siete bravissimi, siete molto preparati. Sondaggio chiuso: 100% cereale. Bravissimi, sapete riconoscere cereali o legumi? Ma li sapete riconoscere tutti? Allora adesso vi lancio la sfida, non sono soltanto questi cereali, vi ho detto delle, delle cose importanti. La prima è che i cereali possono essere mangiati tranquillamente come se fosse il pane e la pasta, hanno la, le stesse caratteristiche. Potete mangiare il farro ad esempio in insalata, in zuppa, eh, il riso chiaramente il risotto, però ce ne sono altri cereali. Se io vi avessi messo ad esempio il grano saraceno, eh, la quinoa, che non è proprio un cereale ma possiamo chiamarlo così. Eh, L'amaranto, eh, il miglio oppure eh, pensiamo all'orzo, eh, pensiamo al mais, questi sono tutti cereali o, diciamo, simil cereali. Che magari non conoscevate così bene, magari non avete nemmeno mai assaggiato. Allora vi ho fatto vedere i più comuni perché magari questi possono essere consumati da voi e magari era anche uno stimolo a magari riprovare il farro, eccetera, eccetera, in insalata. Però ne esistono tantissimi, sono delle ottime fonti di carboidrati. Apportano anche altri nutrienti interessanti, che non sono proprio nutrienti, ma sono molto importanti per la vostra salute, che sono appunto le fibre. Le fibre sono dei componenti che si trovano soprattutto su, sui cereali in chicco, ma anche sulla pasta e il pane se consumati nella forma integrale. Integrale significa proprio che hanno questa parte di fibra che vi protegge eh, da diverse malattie e soprattutto regola un po' quello che è tutta la digestione e eh, la funzionalità del vostro intestino, che è la parte dove avviene la gran parte della digestione e dell'assorbimento di quello che mangiate. Quindi questo è uno stimolo semplicemente a variare, e questa è una parola chiave che ritornerà anche dopo, la vostra alimentazione, anche dal Punto di vista dei carboidrati, perfetto. Io direi che ehm, eh, legume, anche se ne ricava una farina buonissima, bravissima Cristina, è molto molto preparata. Eh, credo che si eh, riferiva ai ceci. È vero, anche i ceci si può ottenere la farina, bravissima, e anche altri legumi. Ad esempio i piselli si può ottenere la farina e addirittura riescono a farci anche delle cose interessanti, ad esempio della pasta di, fatta proprio con legumi adesso. E quindi esistono varie, veramente adesso a disposizione al supermercato troviamo molte cose che ci spingono proprio a variare la nostra alimentazione. Era un, pro, un po' questo il, il messaggio. Ehm, allora, Giulia Sofia ci chiede se il miglio rinforza i capelli. Non lo so, nel senso che non ho mai sentito questa notizia, non credo che sia in grado di rinforzare i capelli, ehm, non ho mai letto nessuno studio a riguardo. Quello che è certo è che il miglia è un ottimo eh, cereale, poco diffuso da noi in realtà, che però possiamo consumare e sicuramente non so se rinforza i capelli, ma ci dà energia come a tutti gli altri eh, cereali che possiamo mangiare. Ok. Adesso io direi di chiudere la questione sui carboidrati perché ne abbiamo parlato abbastanza e andiamo al prossimo nutriente. Ora... Ho fatto un altro esperimento per voi. L'ho fatto ieri e ve l'ho riportato come delle eh, foto. Questo strumento che potete anche ricreare voi in classe con gli insegnanti quando eh, insomma, si potrà ritornare eh, a scuola oppure farlo anche a casa tranquillamente. Semplicemente si chiama schiacciemacchia: cioè troverete degli alimenti chiaramente pochi, piccoli, una piccola porzione di alimento, vedete quante ne ho messe io fra pochissimo, e dovrete schiacciarlo se lo schiacciate, riuscirete a scoprire se contengono o meno il nutriente di cui stiamo parlando. Vediamo un po' che cosa ho provato io, che cosa ho testato. Ho testato diversi eh, alimenti, ho testato l'acqua, qui c'è la gocciolina, ho testato l'olio, una banana, del burro, delle zucchine, una zucchina e delle noci. Allora, che cosa ho fatto? Li ho lasciati un attimo eh, assorbire no, dalla carta, magari li ho anche schiacciati un pochino per per, come dire, uh, per far assorbire meglio la carta del liquido che contenevano e poi ho tolto gli alimenti, ho tamponato un pochino l'acqua e l'olio per togliere l'eccesso di, di quegli alimenti e poi l'ho messo contro una fonte luminosa eh, insomma per creare del contrasto che può essere una finestra banalmente. Il risultato qual è? Il risultato è questo, cioè contro la finestra io ho visto questo risultato qua. Guardate un po' l'olio e il burro. L'olio e il burro hanno rilasciato qualcosa di estremamente diverso dall'acqua, dalla banana e dalla zucchina. Notate che le noci non le ho testate perché le testeremo noi in diretta insieme. Secondo voi, vediamo se riuscite a rispondermi velocissimamente nelle, nelle domande, che cos'è questa macchia? Di che cosa sarà fatta questa macchia di olio e di burro? Vediamo se è già arrivata eh, qualche indicazione. Vediamo nelle domande. Allora, intanto mi dicono se ho usato la carta assorbente. No, ho usato un semplicissimo foglio di carta. Eccolo qua, guardate un po'. È un foglio di carta proprio semplicissimo, quelli che utilizzate per scrivere, eccetera. Quindi non serve carta assorbente. Nessuno mi dà la risposta. Ve la suggerisco io. Allora, vediamo, non è arrivato niente, penso. Eccolo, eccolo Silvia, Daniele, Riccardo, Cristina e Margherita mi dicono che è grasso e bravissimi. Avete indovinato, il nutriente di cui parlavamo è proprio il grasso. Quindi, quello che rilasciavano l'olio e il burro. Era una macchia di grasso e vedete, è fantastico questo esperimento perché è semplicissimo, ma ci dà proprio l'informazione di vedere se effettivamente gli alimenti contengono meno grassi. E vedete che proprio è netta la differenza rispetto all'acqua. Vi faccio un'altra eh, precisazione. Ho utilizzato l'acqua perché sapevo benissimo che l'acqua non conteneva grassi e quindi è un po' il nostro controllo. No? In uno studio scientifico, in un esperimento, questo è semplicissimo, eh, scientifico, è sempre importante avere il nostro test, quindi in questo caso l'olio ad esempio. E poi un controllo, un qualcosa che sappiamo come si, con, come si comporta e sapevamo che l'acqua era un qualcosa di diverso. Quindi abbiamo proprio un risultato diverso e vediamo che il burro e, e l'olio contengono grassi. Ora la domanda è del prossimo quiz: le noci contengono grassi, sì o no? Ecco il quiz: questa è la domanda, e la risposta può essere sì o no. È partito il sondaggio, datemi la vostra risposta. Nel frattempo, la cosa bella. È che lo scopriremo insieme in diretta perché io ho lasciato quel, eh, quello spazio del, dedicato alle noci proprio vuote. Quindi quello che farò, intanto stanno arrivando le risposte. Bene, qui c'è un bel dibattito: se sì oppure no. Io intanto prendo una noce, prendo il mio foglio e andrò a schiacciarlo subito dopo. Aspettiamo di avere eh, il sondaggio, le risposte. Abbiamo una bella percentuale. Ok, perfetto, ottimo. Sondaggio chiuso. Il 70% di voi. Secondo eh, il 70% di voi sì, le noci contengono grassi, il 30% mi ha detto no. Secondo noi le noci non contengono grassi. Ecco qua, io ho voluto farlo in diretta per voi. L'esperimento così vedete che, insomma, la mia, eh, il mio approccio è tras trasparente, completamente trasparente perché lo facciamo in diretta. Vado a schiacciare. Per schiacciarlo uso semplicemente un bicchiere, questo fatevi aiutare magari dai vostri genitori oppure cercate di non sporcare quando fate questo, questo esperimento. Allora, io sto schiacciando, adesso vi faccio vedere il risultato. Perfetto. Ok? Vediamo un po', lo schiacciate le noci e guardate un po', guardate la differenza rispetto alla zucchina, rispetto alla banana, è più simile al burro o alla banana e le zucchine. Vediamo un po' la risposta qual era, visto che vi ho fatto vedere il test. Ecco, qua stanno arrivando anche delle osservazioni da parte vostra. Chiaramente il 70% di voi che ha risposto sì, commette all'esperimento. Bellissimo, benissimo Riccardo, è piaciuto è piaciuto molto l'esperimento e la risposta è sì, perché è più simile al burro, come ci suggerisce anche uh, Riccardo Mattia, eccetera, ci suggeriscono che è simile al burro, quindi chiaramente quello che abbiamo trovato è il grasso, quindi anche le noci contengono grassi. E la domanda è visto che stiamo parlando di questo altro nutriente, anche Lucia ci risponde, Sara, benissimo, bravissimi, siete belli e reattivi e piace, mi piacete così, ragazzi bravi e ragazze bravissimi, andiamo avanti, cioè nel senso abbiamo visto che il burro, l'olio, le noci contengono grassi, però questo grasso sarà tutto uguale e soprattutto il grasso fa male alla salute? Allora le risposte adesso ve le dico io, le risposte sono che dipende, dipende perché il grasso è una fonte di energia molto importante, quindi ci dà molta energia al nostro organismo, quindi è bene non esagerare, però è bene scegliere anche i grassi più salutari. E quali sono? I grassi sani che ci fanno bene. Le noci fanno parte, ad esempio, di quella categoria che si chiama frutta-guscio, perché è un guscio, o frutta secca comunemente detta. E questi contengono dei grassi che sono buoni quando le potete mangiare, ad esempio, come spuntino a merenda, eccetera. Potete, magari vi piacciono anche se ve ne piace uno più, che al... più di un altro, scegliete quello che preferite voi, tranquillamente. Poi il grasso per eccellenza, che se vi ricordate la storia di Ansel Chis, era il grasso che era tipico della popolazione italiana, l'olio extravergine di oliva, e sappiamo adesso che è ad esempio protettivo per la nostra salute, per diverse malattie, e forse era un qualcosa che che spiegava la differenza fra le malattie minori in Italia o nelle popolazioni del Mediterraneo rispetto a quello che raccontavamo succedeva in America e nel nord Europa. No? Poi che cosa abbiamo? Semi oleosi, questi non so se li conoscete, sono ad esempio i semi di zucca, semi di sesamo, semi di girasole, semi di lino. E che cosa ci potete fare? Li potete chiedere alla mamma e al papà di metterli, ad esempio, nell'insalata quando li mangiate, perché danno una croccate... croccantezza, scusate, che è molto gustosa, è piacevole a mangiarlo e contengono dei grassi buoni. Sappiamo che contengono dei grassi perché magari avrete sentito, avrete visto gli oli vegetali, no? che appunto sono fatti ad esempio con, eh, con l'olio di semi di girasole eh, e altri tipi di, di olio, no? insomma di arachidi, eccetera, perché proprio contengono grassi. E poi, non ultimo, il pesce. Anche il pesce è importantissimo eh, per, per la salute. Io, Riccardo ci dice, io amo i semi, la mamma me li fa mangiare, bravissimo, ottimo. Poi abbiamo Silvia che suggerisce, i grassi delle noci sono buoni, quindi lo sapevate, bravissimi. Anche Lucia, io uso tanto i semi oleosi nelle insalate. Siete veramente un, eh, un gruppo di ragazzi che insomma mangia e segue le, le, le linee guida che stiamo raccontando in questo, in questo webinar, eh, mangioco diciamo in questo webinar qua. E non ultimo, dicevo, il pesce, soprattutto il pesce azzurro, quindi a qui abbiamo, non so se... Conoscete lo sgombro, le alici, le sardine che contengono dei grassi buoni. Quindi, grassi, ricordatevi due aspetti: sono molto energetici, quindi non devo esagerare con le quantità, però è meglio scegliere quelli più salutari, che sono quelli che vedete qua e che ho visto che molti di voi già stanno mangiando. Ultimo nutriente da scoprire, lo facciamo con un altro gioco ancora una volta. Ne abbiamo fatti diversi, ho cercato di darvi diversi giochi come anche spunto per rifarli con i vostri amici, rifarli eh, con i vostri compagni, insomma, con chi volete. E questo è un Cruciverba. Allora, qua vedete già diversi alimenti elencati, e qui in verde mancano soltanto due lettere, apparirà quello che è l'ultimo macronutriente che stiamo ricercando. Per farlo Abbiamo due eh, quiz molto semplici. Il primo più semplice, il secondo forse un pochino più. Eh, un pochino vi metterà leggermente più in difficoltà, però non ho voluto essere molto. Eh, mo non ho voluto fare cose molto difficili, insomma, chiaramente, perché quello che ci interessa è divertirci. E scoprire cose nuove sugli alimenti divertendoci quindi la prima domanda per il primo eh, la prima risposta che ci serve per farlo serve il latte le opzioni disponibili sono il formaggio o il minestrone questo è facile dai parte il sondaggio scusate eccolo qua parte il sondaggio vediamo un po ok perfetto Beh, qui non avevo dubbi che eh, le risposte fossero corrette. In realtà, ieri vi dico eh, le opzioni, volevo farle eh, diverse, però poi ho detto: secondo me, questa domanda ci dà uno spunto interessante, perché chiaramente, ehm, Diciamo chiaramente saprete benissimo che il minestrone non si fa con il latte, ma si fa con le verdure. Il formaggio invece si fa con il latte. Non so se avete. È interessante anche scoprire: ehm, ecco, la condivisione dei risultati è arrivata. E, se non sbaglio, riprendo un attimo: il 100% di voi ha risposto correttamente. Benissimo, bravi. Eh, il formaggio era la risposta corretta. Allora, come si fa il formaggio? Come avevamo visto prima, il, il latte, e eh, scusate, il pane, sono tutti dei pro prodotti trasformati. Significa che servono dei procedimenti per ottenere eh, il prodotto trasformato dalla materia prima. E è bello sapere come si fanno e qual è la materia prima di partenza, perché dal latte attraverso un processo di eh, trasformazione. Si aggiunge uno strumento che si chiama caglio, che serve proprio a far sì che si precipiti una parte del, del latte e quella precipitazione poi viene presa, viene fatta asciugare, quindi... Dipende da che tipo di formaggio vogliamo fare, ma asciugandolo, quindi con un processo di stagionatura o brevissima, come ad esempio per le mozzarelle, che è un prodotto fresco, o lunga, come ad esempio per il parmigiano, dico eccetera, eh, si ottiene proprio il formaggio. Ma dal latte si ottengono altri prodotti derivati con diversi processi, no? Pensate al burro. Che è la parte grassa del latte, pensate allo yogurt che si ottiene mettendo dentro dei batteri, quindi dei microrganismi. Quindi è interessante scoprire a partire da diverse materie prime che cosa ci si può fare eh, e produrre altri alimenti. Ora quindi ritorniamo al nostro Cruciverba, formaggio lo inseriamo qua. Abbiamo proteine, prote ne manca qualcosa. Molti di voi sono sicuro che, visto la vostra preparazione, avete già capito di che si parla, ma prima voglio la risposta al prossimo quiz. Lo sono fagioli, fave e lenticchie? Sono legumi o sono verdure? Qui vi ci voglio, voglio vedere un po' che risposta mi date. Via il sondaggio, eccolo è partito. Ok, sto vedendo... Uh... Una buona quantità di risposta. Allora, intanto vi dico che eh, naturalmente eh, è chiaro che eh, vi sto proponendo diversi gruppi di alimenti. No? Abbiamo visto i cereali con diverse caratteristiche, abbiamo visto eh, adesso vedremo i legumi. Beh, ma qui siete bravissimi. Forse le ho fatte un po' troppo facili queste domande. Uh, ho sottovalutato la vostra bravura, ma sono molto contento che siete preparati. Vi devo dire che in realtà molti fanno un po' di confusione. Qual è la differenza? Perché ho messo verdure o legumi? Entrambe sia le verdure che i legumi sono vegetali, quindi sono arrimenti di origine vegetale, chiaramente, no? Uh, la differenza è che le verdure praticamente sono ricchissime di, eh, di acqua, no? Eh, vedo se arrivano altre domande nel frattempo, fatele tranquillamente. Le verdure sono ricchissime di acqua, i legumi eh, in realtà hanno meno acqua, molta poca acqua, soprattutto se sono poi quelli secchi, e contengono appunto le, eh, un pochino di carboidrati, come dicevamo prima, ma sono gli alimenti di origine vegetale più ricchi in assoluto di proteine. E abbiamo quindi i ceci, le lenticchie, le fave. Ehm, e altri, la soia ad esempio, sono tutti legumi. Allora, questo cruciverba che cosa ci dice? Ci dice tutti gli alimenti, lo vedete anche qua dall'immagine, che sono appunto fonte di proteine. E che cosa abbiamo? Abbiamo il pesce, abbiamo il formaggio, abbiamo le uova, abbiamo il latte, appunto da cui si ricava il formaggio, abbiamo la frutta secca e qui è interessante notare. Ad esempio che ehm, come dire gli alimenti non contengono solo e soltanto un nutriente perché la frutta secca l'abbiamo vista anche nei grassi. Quindi un'indicazione importante che ci dice questo cruciverba e la scoperta dei nutrienti è che, ad esempio, gli alimenti contengono diversi nutrienti, non solo uno e sapere però qual è il predominante o quali sono i predominanti quindi quelli contenuti maggiori ci permette di mettere un pochino ordine alla nostra dieta poi che cosa abbiamo la carne i salumi ad esempio la carne soprattutto quella rossa e legumi e i salumi scusate vedremo che sono da consumare non in eccesso un pochino come dicevamo dello zucchero anche questo è un aspetto che dobbiamo moderare la, il consumo quindi non consumare troppo nella nostra dieta e il significato qual è Guardate quante fonti abbiamo di proteine, il significato è sempre quello, variando, quindi mangiando una volta pesce, una volta formaggio, una volta le uova, magari legumi che sono più sani più volte a settimana, magari la carne che la dobbiamo consumare non troppo meno volte a settimana, ruotando, mangiandoli nel corso della settimana abbiamo variato la nostra alimentazione, abbiamo, ci siamo assicurati la nostra fonte di proteine quotidiana. Eleonora ci fa una domanda. È vero che la carne rossa si deve mangiare poco? Bravissima Eleonora, la tua osservazione l'ho appena commentata e Eleonora sempre credo, se non sbaglio, ci chiede "Perché?". Questo è un approccio che mi piace, non soltanto fidarci di quello che ci dicono, ma capire il motivo, no? Allora, perché? Ci sono varie ragioni. Qui entriamo un pochino in argomenti un pochino più complessi, ma che forse vi potrebbero interessare. Innanzitutto perché la carne rossa potrebbe essere, normalmente, soprattutto diversi tagli, più ricchi di tipologie di grassi che, come vedevate, ha il grasso chiaramente la carne, non rientravano nei grassi sani. Quindi quello potrebbe spiegare a tipologie di grassi che non sono troppo sani per la salute, chiaramente sempre, e eh, bene ricordarlo, se in eccesso. Un altro aspetto importante riguarda invece come viene, come viene scusate, cotta la carne. No? Avete, avete mai fatto un barbecue con i vostri amici? Immagino di sì. Vedete che quando la cuociamo con il fuoco vivo a contatto con la braccia, ad esempio, la carne si può bruciare. E quelle parti nere abbiamo scoperto purtroppo che contengono delle sostanze che sono cancerogene. Che significa cancerogene? Significa che ci espongono... Ha un rischio se consumate anche queste in, in una porzione elevata di sviluppare, anzi di aumentare il rischio di poter eh, far sì che si inneschino dei processi che portano a diventare una cellula eh, cancerosa. Quindi una cellula che si trasforma verso una via eh, di diventare tumorale. E quindi è bene non eccedere anche con questo. Poi ci sono altri, tanti altri motivi. Ad esempio è stato visto, questo più un discorso che riguarda un'associazione, ma chi mangia. Tanta carne. Chi mangia troppa carne ha più probabilità di sviluppare sovrappeso, obesità e quindi di aumentare un pochino di peso. e Abbiamo visto prima che cercare di non andare verso quella direzione. O comunque contrastarla con un'alimentazione sana e attività fisica è importante per non esporsi al rischio di sviluppare le malattie. Quindi spero, Eleonora, di averti dati, dato qualche spunto. Eh, ti aggiungo una cosa risp eh, rispetto alla domanda sulla carne rossa, eh, che stiamo scoprendo sempre di più, quindi le informazioni gli scienziati stanno sempre più studiandole e sono sempre più precise, però ancora ne abbiamo una quantità non elevatissima, quello che sappiamo è che comunque prendendo due popolazioni, due gruppi di popolazione, chi consuma più carne ha più eh, po possibilità, più rischio di sviluppare certe malattie rispetto a chi ne consuma meno. Eleonora, spero di averti risposto e spero di aver detto una cosa interessante e curiosa per tutti quanti, eh, voi ragazzi che ci state ascoltando, e noi ci avviciniamo verso la fine del, della nostra scoperta. Ritorniamo dal nostro professor De Broccolis che ci ricorda quindi che i macronutrienti che a questo punto li abbiamo scoperti su tutti sono quindi contenuti in diversi alimenti, è importante conoscerli e non farli mai mancare nella nostra dieta. Non c'erano soltanto i macronutrienti, dobbiamo parlare anche negli ultimi minuti di micronutrienti. E ho visto che qualcuno di voi già mi aveva anticipato quali fossero. I micronutrienti sono le vitamine e i sali minerali, che magari molti di voi conoscono. Ora, io però sono sicuro che se voi pensate alle vitamine e ai sali minerali, quello che eh, conoscete più come fonte, come alimenti che apporta questi eh, micronutrienti, sono la frutta e la verdura. Ora, frutta e verdura è vero che contengono questi nutrienti, ma vedete che praticamente le vitamine e, le miner e i minerali sono in tutti gli alimenti. Cioè, non tutte le vitamine e tutti i minerali sono in tutti gli alimenti, ma in qualcuno ce n'è più, tipo l'arancia c'ha la vitamina C, eh, la carne ne ha una che sugli alimenti, ad esempio, di origine vegetale, non c'è, che si chiama vitamina B12, che anche quella è importante. Quindi, ancora una volta, capirete che il messaggio è variare per cercare di beccarli tutti. Voi andate a mangiare diversi alimenti nel corso delle giornate e delle settimane per cercare di apportare tutti non solo i macronutrienti ma anche i componenti più piccoli. Questi qua, come vi dicevo, non danno energia, non servono per l'energia del nostro corpo, ma servono perché svolgono tutte le azioni molto importanti per il nostro. Organismo e non andare in carenza o in eccesso, quindi non mangiarne troppo pochi o troppi di questi nutrienti è importante per far funzionare bene il nostro, il nostro corpo. Insomma, eh, chiaramente potremo poi andare ad approfondire ciascuna vitamina e minerale. E ne verrebbe una discussione forse anche un pochino troppo complessa, ma sicuramente nel corso dei vostri studi, in futuro, insomma, eh, quando inizierete a approfondire un po' gli argomenti che riguardano le scienze del corpo umano, avrete anche la possibilità di studiare le azioni delle vitamine e dei minerali. Eh, Eleonora, c'è un alimento completo di tutte le vitamine? Eh, no, purtroppo non esiste l'alimento eh, perfetto. Ehm... Uh, non esiste l'alimento perfetto. Scusate, stavo vedendo se arrivavano altre domande, uh, però, uh, come dire, il, il senso è proprio questo: che non esistendo un alimento perfetto, quello che è importante è che ci sia nel complesso uh, una dieta che sia varia, quindi che porta tutti gli alimenti nella propria alimentazione. Poi ci possono essere delle scelte anche particolari che fanno sì che qualcosa posso eliminare, sia per delle malattie o per delle scelte di natura etica, ambientale, insomma. Però comunque c'è sempre un alimento che magari può aiutarci a, a diciamo a completare quello che ci può mancare. Eleonora ci chiede: eh, no, Cristina ci chiede carenza di vitamina B12. Quello che vi dicevo, ad esempio, questo è un'ottima uh, un domanda: che chi non mangia alimenti di origine animale potrebbe andare in carenza di vitamina B12. Che cosa rischia? Si rischiano diversi, diversi aspetti. Uno, ad esempio, che potreste aver anche sentito diverse patologie, una sicuramente importante è um, l'anemia. La, uh, C'è un tipo di anemia. Quindi significa una carenza di ferro che è proprio dovuta alla mancanza di vitamina B12. Come faccio quindi? O mi alimento con alimenti di origine animale oppure cerco dei sostituti, magari aiutandomi con il mio medico o con un nutrizionista per cercare di rendere eh, possibile la mia alimentazione anche con la presenza di quello che potrebbe mancare. No? Perfetto, allora, quindi ho risposto anche a Cristina, io intanto vedete che leggo tutte le vostre domande e cerco di darvi risposta a tutti e arriviamo alla fine perché ci sono due grandi assenti nei, nei nostri, eh, nei, negli alimenti che abbiamo citato che sono frutta e verdura. Non so se avete mai sentito l'indicazione consumate 5 colori di frutta e verdura al giorno. Questa indicazione è importantissima perché i colori della frutta e la verdura nascondono delle molecole eh, che sono importanti per la nostra salute che i ricercatori hanno studiato, però hanno dei nomi complicatissimi, quindi è difficile dirvi consumate pomodoro perché contiene licopene, consumate i broccoli perché contengono glucosinolati, sono parole troppo difficili, no? E allora come potete cercare di non farvi mancare queste componenti, ad esempio anche le vitamine e minerali, eh, cercando di eh, chiedere aiuto ai colori, ad esempio avete fatto colazione con un frutto di colore blu, di colore viola, quindi ad esempio avete mangiato una prugna oppure arancione come un albicocca, allora a pranzo mangerete, non lo so, pasta al pomodoro e avete anche portato il rosso in tavola, no? Quindi cercare di prendere tutti questi colori è un'indicazione per non farsi mancare quello che hanno di buono frutta e verdura. Ora io vi accenno soltanto un gioco che poi potrete continuare a fare anche questo. Vedete, vi do dei giochi che potete anche rifare uh, a casa. Allora io vi chiedo, nelle domande, di scrivermi un frutto o una verdura, magari anche il vostro preferito, del colore corrispondente. Faremo soltanto un colore perché poi voglio portarvi alla fine del, del, del nostro webinar, eh, però gli altri colori ve li faccio vedere e voi potrete farlo tranquillamente a casa. Rosso, io voglio che mi dite un alimento, frutta o verdura di colore rosso, vostro preferito, vediamo quanti ne conoscete. Io intanto controllo nella sezione domande perché è lì che mi arriveranno le vostre risposte. E le inizio a commentare, eh? vediamo un po', eccole, wow quante domande sono arrivate, eccole qua, fragola, anguria, mela rossa, pomodoro, pomodoro e mela, ciliegia, wow bravissimi, fermatevi, fermatevi un attimo, siete stati bravi, adesso visto che su questo siete veramente preparati, sul rosso è facile, andiamo avanti, guardate un po', il rosso ci sta, il verde anche è facile, adesso giallo arancione direi anche questo è facile, vi metto alla prova, proviamo con il bianco. Scrivetemi qualche frutta o verdura di colore bianco, vediamo se ce la fate. Poi sul verde, Finocchio, Aglio, Finocchio, bravissimi. Porro, cavolo, cavolo e cipolla, ma siete preparatissimi? Cavolfiore, wow, wow, rapa, sp eh, spinaci no, spinaci verde, giusto, senano bianco, ma veramente siete preparatissimi. Solitamente qui vanno sempre tutti in crisi, come vedete anche la, la banana, la mela, la pera, perfetto. Ultimo, visto che siete così veloci e reattivi, siete proprio, mi, mi, mi sto divertendo anch'io a vedere le vostre risposte. A questo punto andiamo con l'ultimo, blu viola. Vediamo un po' sul blu viola, anche questo è un po' più complesso. Ehm... Mora. Perfetto, melanzana, bravi, prugna, bravi, mirtillo, perfetto, melanzana, rapa, sì, rapa dipende, uva e mirtilli, bravi, bravissimi. Io direi, ci siamo, siete veramente reattivi e preparati. E um, Cristina ci fa una domanda interessante su questo frangente e poi arriviamo alla conclusione. Ultimi minuti ci siamo quasi con il nostro webinar. Eh, ci chiede Cristina, ma i colori possono essere fuorvianti? Mi spiego, vero che il kiwi contiene più vitamina C dell'arancia? Il kiwi che è verde contiene più vitamina C dell'arancia? Verissimo, il kiwi è un'ottima fonte di vitamina C, al pari dell'arancia in realtà, però eh, io... Forse non sono stato chiarissimo su un aspetto. Allora, eh, un conto è considerare quello che dà il colore poi all'alimento. La vitamina C non dà né il colore arancione né il colore verde. Il, il discorso dei colori va al di là un pochino di quello che contengono. Significa che è un, semplicemente un modo per cercare di apportare diversi eh, nutrienti o composti che possono essere presenti su frutta e verdura senza farsi mancare nulla. Poi in realtà quello che dà il colore può essere diverse cose. Ad esempio, eh, sul verde normalmente è la clorofilla, no? Sul, sull'arancione, sul, soprattutto sull'arancione, ad esempio, citavi eh, l'arancia, l'arancione è dato dai carotenoidi. Infatti, la carota si chiama così. Il rosso possono essere, o il viola, il blu violaceo, altre molecoline, che sono ad esempio antociani o. Ehm, Antociani, Olicopene, ad esempio del pomodoro. Queste sono tutte molecole che danno il colore alla frutta e alla verdura. E sono delle molecole interessanti per la salute, ma ciò non toglie che dietro questi eh, colori ci sono altre molecole che magari non danno colore come dicevate appunto la vitamina C, ma che danno importanti azioni per la nostra salute. Quindi mangiare colorato, variare i colori, è soltanto un'indicazione per... Far sì che tutto l'insieme di uh, molecole che contengono la frutta e la verdura ve li assicurate giorno dopo giorno. Ecco. Quindi spero di essere stato uh, chiaro. Cristina, spero di averti risposto. Arriviamo al nostro perfettone e con questo concludiamo. Ultimi due minuti. Allora, dicevamo, riprendiamo un attimo gli indizi. Dicevamo che il nostro perfettone, stiamo per scoprire il gruppo di alimenti, la dieta sana. Ecco Cristina ci ringrazia, prego. Eh, risposta utilissima, perfetto. Eh, dicevamo che il nostro perfettone ha eh, diverse informazioni che avevamo dato, è composto da nutrienti, è piuttosto misurato, non ama la monotonia. Allora, adesso vediamo... Di capire se è un alimento, se, sono più, se esiste l'alimento perfetto, se sono più alimenti, che cosa dobbiamo considerare. È composto da nutrienti, li abbiamo scoperti. Abbiamo scoperto che ci sono i carboidrati, le proteine, eh, i grassi e che poi le vitamine e i minerali sono praticamente contenuti in tutto perché ci ne sono, sono negli alimenti, insomma, fonti di carboidrati, ma anche nella verdura, nella frutta, eccetera. Però vedete, sono messi a caso adesso questi, uh, questi nutrienti e alimenti. Dobbiamo dargli un ordine. E ci aiuta la frase è piuttosto misurato. Che cosa significava? che non è che possiamo mangiare come vogliamo, ci sono delle quantità che dobbiamo più o meno rispettare. Se noi pensiamo che questo piatto, e adesso stiamo svelando che il perfettone era in realtà un pasto rappresentato a forma di piatto, quindi può essere un pranzo, una cena, una colazione, quello che vi pare, pensiamo a come distribuire i vari alimenti che abbiamo considerato i nutrienti, vediamo che non devono mai mancare tutti, ci devono essere carboidrati, proteine. Le verdure devono essere ad esempio la parte più importante del pasto, quindi come quantità le verdure sono fondamentali. La frutta ci deve essere, ma senza esagerare, perché comunque apporta un pochino di zuccheri, quindi è bene mangiarla ad esempio due volte nel corso della giornata e la, e la verdura tre volte nel corso della giornata carboidrati, magari il pane o la pasta, e poi le proteine. Le proteine ne abbiamo viste tantissime, l'importante era mangiare non sempre la stessa. Che cosa bere? Potete bere anche delle vostre bevande, il tè, eccetera, eccetera, ma la bevanda principale che non dovrebbe mai mancare nei vostri pasti è proprio l'acqua. E poi che grassi utilizziamo come condimento, il principe della nostra dieta, abbiamo visto mediterranea, eccetera, dovrebbe essere l'olio extravergine di oliva. Quindi abbiamo scoperto nutrienti, abbiamo scoperto che il perfettone deve essere equilibrato e la parola, l'altra importante che dovrete portarvi a casa è vario, quindi variare la vostra alimentazione, quindi ad esempio i carboidrati non mangiare sempre il pane o sempre la pasta, ma magari provare anche i cereali in generale, le proteine soprattutto preferire quelle più sane, quindi i legumi, avete visto quanti ce ne sono, provate a mangiarne diversi tipi, poi va benissimo la carne bianca, ogni tanto il pesce, ogni tanto le uova, i formaggi e poi, ad esempio, le verdure e la frutta, anche qua l'abbiamo visto con il gioco dei colori, non farsene mancare le varie tipologie da eh, insomma, mangiare sempre nel corso della, della giornata. E io con questa immagine che vi auguro di eh, ricordarvi in un qualche modo, le, la vedrete anche nel nostro eh, mangioco se eh, le insegnanti lo, lo scaricheranno, perché è anche disponibile qua. Avete veramente tutte le informazioni per, restere, per rendere la vostra alimentazione quanto più sana, ma anche chiaramente che sia gustosa con quello che, che più vi piace. Io vedo che altre domande non sono arrivate. Quindi ragazzi vi dico che siete stati bravissimi perché mi avete risposto a tutte le domande, eh, anche i commenti sono stati molto, molto interessanti, anche le domande che avete fatto. Io spero che vi siete divertiti, che vi è piaciuto questo stimolo anche a creare e a provare nuovi giochi. Per scoprire cose scientifiche eh, che riguardano l'alimentazione, ma in generale alla scienza eh, che, che potete mettere in gioco proprio per divertirti per divertirvi, oltre che avere nuove eh, informazioni. Eh, ricordo agli insegnanti che possono eh, scriverci se hanno delle domande a info eh, che il sito internet è scuola.ark.it e io vi ringrazio ancora una volta e saluto tutti i ragazzi, ragazzi e vi auguro buona, buona giornata. Grazie a tutti.